Bene ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo Fucky Time. Questo penso sia il 4, giusto? Sì, già te i capelli, eh? Vabbè, basta. Allora, prima fuck è da quanto tempo conoscete Frax? Da quanto tempo conoscete Frax e che consigli date ad uno youtuber emergente? Siete grandi, grazie. Allora, vai, allora, rispondi. Allora, io conosco Frax da... non mi ricordo, cioè so perfettamente il momento in cui l'ho conosciuto, ma non mi ricordo quando l'ho conosciuto. Ricordo anche le prime parole che gli ha scritto. No, le prime parole no. No, ok, allora. Mi ricordo che l'ho conosciuto su un gioco online. Made in 2? Ecco, mi vergogniamo di dirlo comunque. L'ho conosciuto là, poi perché c'avevo un amico comune, poi non so, ho capito, cioè ho scoperto che andava nella stessa scuola mia e da lì poi ho cominciato a sentirci, insomma. E mi pare che è uguale, e mi pare che lo conosco da 5 anni più o meno, al secondo superiore. Sì. Non mi ricordo precisamente, comunque intorno al secondo superiore che lo conosco. Comunque da prima che lo conosciate voi. Sì. Che consigli date ad un youtuber emergente? Non ti iscrivere, non fare un canale YouTube. Ah, comunque ce la chiede Michele della Gatta. Ah sì, ciao Michele. E se tu hai la folle no, idea io sinceramente, di però... iscriverti come canale proprio su YouTube... Sinceramente non saprei che consigli date adesso, cioè. Che consigli date come YouTube, perché non ho tutta questa esperienza. Infatti siamo pure noi emergenti, quindi sì, cioè. Siamo pure noi emergenti, alla fine non abbiamo tutta questa esperienza per darti dei consigli. Non lo so, è sì, stesso, consiglio dai, normale, consiglio quello, sì, te stesso. E ci vuole pure un po' di fortuna, naturalmente, perché ce ne stanno talmente tanti che è difficile emergere, insomma, tra tutti quanti. Però certo, questo YouTube adesso non so quanto ti conviene fare lo YouTuber. Ti auguriamo il meglio. Dico, forse ti conviene fare il Daily Motioner. Ah, ma c'è sta la partner. O lo YouMedier. O il Twitcher. Non lo so. Vabbè. Comunque. Il Twitch. Se c'ha la Play 4, sul Twitch andiamo. Spacchi proprio. Infatti a me mi carica, vabbè. Comunque, andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima domanda. Vi è mai capitato di rimanere senza carta igienica al momento del bisogno? Che cagata, mamma mia. Ma oh, e la mette in casa. La prossima volta pietà da solo. Allora, Alessandro Donati ci fa una domanda a contorta. A contorta? Una domanda a contorta. Molto contorta. Forse non so se è tedesco o italiano. Comunque, giochi che vi aspettate di più dalle next gen. Io dalle next gen, gioco che mi aspetto più in questo momento è Watch Dogs. Io perché mi piace. Sì, vabbè, normale, io dai. Titanfall che per me è una merda, però vabbè. Ah, poi Lorenzo Raimondini. Bella, no? Fate uno scherzo telefonico a Fraz. Allora, adesso chiamo, riprende. Adesso chiameremo Frax e diciamo che gli hanno chiuso il canale per violazione del copyright. Vedremo che, la sua reazione. Avvicinati. Ciao Fra. Oh, ma senti, ma Demo stai a casa, dove stai? Ah, ma è aperto già YouTube? È aperto già YouTube? L'hai aperto già YouTube? Perché? Ah, ne hai visto un cazzo, quindi? No, come mai? Perché, calcola, sono andato sul canale tuo e c'era scritto che il canale è stato chiuso per violazione del copyright, ma non è arrivato niente. No. Controlla un attimo. Ma se fa il Fucky Time e questo è uno scherzo. Il culo, va. Sgamato in 30 secondi, io, ecco due. Ciao a tutti, grande alzo, sono i migliori, iscrivetevi. Grande. Vabbè, se sentiamo per dopo, dai. Ciao, bro. Bello. Carlo Spada, il vostro video preferito fatto da voi? Il mio video preferito è quello di Pokémon, penso sia stato il migliore. È troppo bello. Mi taglio ancora te oggi a rivederlo, anzi, se non avete visto, ve lo lascio in descrizione, guardatelo perché fa veramente... contorcere. All'inizio non cioè molti non sono visti perché vedevano all'inizio e chiudevano, però poi dopo diventava qualcosa di epico, quindi guardatelo perché è veramente epico. Poi ancora mi è da ridere rivederlo. Sì, andate a vedere, passate quel canale, passate tu. Poi Luca Zerla ci chiede: avete mai pensato di essere obbligati a fare un video? Allora, non ho capito bene il senso, però penso
vi siete mai sentiti obbligati di fare un video anche se non bannava? Penso sia questo il senso della domanda. Penso di sì. Vabbè, normale, ogni tanto sai che devi fare determinati giorni un video, non c'è tanta voglia, ma questo succede a tutti quanti, perché non è che tu tutti i giorni c'hai la voglia di fare un video, quindi a volte lo fai perché lo devi fare, perché se non lo fai poi non ti segue più nessuno, quindi devi farli per forza. Però ma succede poco, cioè comunque la voglia c'è di fare un video. Quando ti riduci all'ultimo, poi alla fine devi far video, proprio nel momento in cui entri, dici addio che parlo, non devi far video, però alla fine si fa perché è un piacere comunque farlo e intrattenervi. Poi Michele Fontana ci chiede, fuck, ti piace YouTube? No, come adesso no, a me va proprio schifo, cioè, una cosa impressionante. Se ci sono entrato comunque mi è piaciuto, però adesso insomma, stanno a fare un po' dei casini. Un bel po' dei casini. Però vediamo come si va la situazione, non so cosa c'hanno in mente, qualcosa c'hanno in mente, insomma, comunque non sono stupidi comunque. Romano Narducci, vi divertite a rivedere un vostro video o vi sentite imbarazzati? Perché dovrei sentirmi imbarazzato? No, io mi diverto a vedere. Io dai. Dipende quali, cioè, i video appunto quelli divertenti mi riguardo pure 3-4 volte. Sì, io tipo i video suoi non mi guardo mai perché. Non il cazzo. Valle. Sì. Infatti. Manco i miei mi riguardo. Bene che lui sta. Sta dicendo scherzando, ma è la verità. No, sì. Mi riguarda. Poi Pierfrancesco Manchesini ci chiede: otto cosa? Ottimismo. Ma che è questa cosa? È dal film di Matano. Ah, non me lo so visto. Otto cosa, scusate. Ottimismo. Manco io non l'ho visto. Il mio cervello stava da un'altra parte in quel momento. Era in fuga. Poi. Marco Travierzo. Quanto vi ridete? Che ti fa ridere Marco Travierzo? Poi il napoletano, Marco Travierzo. Non lo so, scusa, ti giuro, boh. No, vabbè, forse perché sembra napoletano. Magari è napoletano. Marco Travierzo. Tanto che rompo qualcuno. Boh, fa. No, guarda, io sono di Trieste. Vabbè, comunque. Marco, facci sapere dove sei, c'è incuriosito. Quanto vi ritenete fortunati per aver con. Non riesco a leggere. No, lo faccio io, che te la leggo sempre te. Travierzo. Ah, ce l'ha pure taggato, vabbè. Quanto vi ritenete fortunati per aver avuto un amico YouTuber, Godfrax, che vi ha aiutato a entrare in questa grande community? Allora, diciamo che per me la fortuna vera è comunque averci come amico Francesco, perché è una brava persona. No, vabbè, no. A parte YouTube, poteva pure non fare YouTube, potevamo. Anche perché per 5 anni siamo stati senza fare YouTube, noi ci abbiamo pensato dopo, non è che abbiamo sempre sfruttato la cosa di YouTube. Sappiate che. Quindi, che vuoi dire? Dai, di ragazzato. No, che prima che Francesco entrasse a fare YouTube, io lo facevo già, diciamo così, proprio a livello. C'avevo 30 iscritti. Ah, e gli ho venduto io, gli ho venduto io il suo primo PVR, gliel'ho venduto io. Quindi è noi che abbiamo spinto Frax No, vabbè, non dimo cazzate. E comunque no, è una bellissima persona, quindi mi ritengo fortunato più averlo come amico piuttosto che come amico youtuber. Però ovviamente, cioè, tra amici ci si aiuta, è come se tu gli dai un pezzo di merenda all'amico tuo, cioè che fai, dai. Io non riesco a fare sviolinate, non mi riesce. No, lui perché non è un tipo sentimentale. No, però lo penso ma non lo dico. Esatto. Comunque sì, no, è fortunato, no, per averci un amico youtuber, cioè averci un amico. È fortunato, cioè io sono fortunato, lui non è fortunato. Si è spensato di più. Questi cazzi. Comunicazione del video, si è spensato di più. Poi, Gioele D'Aquino, ti fa ridere questo? Che cazzo di. Dai, no, no. No, ma non è per prendere in giro, te lo giuro. È che mi fai, non so che mi ricorda. Praticare. Ma lui che ride però, dai, su. No, perché fai che ridi, però poi mi ridere perché tu ridi che io rido. Mm-hmm. Praticate uno sport EA Sports. Mm-hmm. Praticate sport o altro, che fate nel tempo libero? Francazzista, sto sul divano. Un po' in cazzo lui. No, infatti. Anche perché la sua vita è il tempo libero, quindi. Sì, in effetti sì. No, in effetti io non pratico più sport. Perché io ho detto in effetti, l'ho dovuto dire pure lui in effetti, io allora. In effetti uccide. Io non pratico sport perché ho finito l'anno scorso di praticarlo, cioè. Mi sono rotto il cazzo, basta. Ho giocato a pallone per 12 anni. E incredibilmente è una pippa. Dopo 12 anni ne è buona a giocare. Quindi ho lasciato. Vabbè, queste poi, detto da lui, che di calcio ci capisce tantissimo. Sì. Comunque no, mi sono rotto proprio il cazzo, non ce la facevo più. Basta. Mi ha stufato. Mi limito a guardarlo adesso il calcio. Tra poco manco quello. E no, no, mi piace veramente tanto guardarlo. Mi piace tipo la Roma. Questo è il tempo libero mio, è la Roma.
oltre a beh, amici, quelle sono le cose classiche che si fanno. Comunque no, non pratico più sport, sono 4 mesi che non tocco una palla, neanche quello a giocare con gli amici, mi è venuto proprio a schifo. Gli ultimi anni di quando giocavo a calcio erano bruttissimi. Gli anni più brutti della mia carriera calcistica, per virgolette. Diciamo che lui ha esordito con il primo gol in campionato e poi l'ha lasciato dopo 2 partite. Però gli ha fatto il primo gol. Ho lasciato, ma per vari motivi, non mi sto qui a spiegare. Ragazzi, il video è finito e speriamo che vi sia piaciuto. Oggi non riesco un po' a parlare, ho la dislessia. E noi speriamo che vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciate un like qua sotto perché è importante se volete comunque continuare a vedere i nostri video per il fatto del coinvolgimento dei cazzi vari. Lasciate un mi piace, lasciate un mettete un commento e fateci sapere insomma quello, ma mi ha distratto. Sì, vabbè, bella. Passate sulla pagina Facebook che non l'ha detto stranamente in questo video. Ah, la pagina Facebook, poi se volete mi state pure nel sito di Gianni, secondo me. E fermiamoci.